Siete uno specchio? Io? No, sono uno che vi rassomiglia. Anzi, siete voi che rassomigliate a me. Persino nella voce. Ah, anche voi. Bicarbonato. Spinina. Con permesso. Un momento. Avete molta fretta di uccidervi? Mi dispiacerebbe rimandare di qualche giorno. Se rimando non potrò più uccidervi. Perché? Perché morirei di fame. Mi uccido appunto per non morire di fame. Vi propongo un affare. Volete guadagnare 10.000 lire in 2 giorni? Venite a casa mia e ne riparleremo. Leggete intanto questa lettera. Animali malati di nervi vengono trattati con ogni riguardo. Sì, certo. E se sapete come ci amano poi. Guardate questo cane come ci è affezionato. E sapete perché guarisce? Perché teme che io mi sia fatto male al piede. Oh, meraviglioso esempio. Questo crepa se non dice la sua. Ma taci. E qui abbiamo il pesce martello. Prego, prego. Ecco, questo è il pesce martello. Infelice perché non ha uno scopo nella vita, dato che non esiste il pesce chiodo. E vedete questa bestiola? Venite avanti. È fissato chissà perché che sua moglie lo tradisca. Ah, ma per tutti abbiamo un rimedio. Eh? Andate pure. Tra i nostri ricoverati c'è un bue fissato che sua moglie gli metta le corna e perciò ogni sera rincasa dalla finestra. Questo povero cane ha dimenticato il proprio nome. È il nostro smemorato. Abbiamo una scimmia che si crede una grande pianista perché da sola può fare i pezzi a 4 mani. Queste scimmie passano la notte così, convinte di dormire. Abbiamo anche queste scimmie che credono d'essere loro i medici della clinica e che noi siamo le scimmie.
scimmia invece crede d'essere Guglielmo Tell. Noi trattiamo molto bene i nostri infermi, come vedete all'ora del pasto. Qualcuno s'ubriaca, ma noi per punizione li accompagniamo al digiuno o a stare ad acqua e ciambelle. E vedete questo? È un sonnifero per i nostri ghiri nevrastenici che soffrono di insonnia. E quest'altro è per i trimbelli ipocondriaci. Ho capito, un altro sonnifero. No, un suonnifero. È una bevanda che diamo agli animali canterini che non hanno voglia di cantare. Oh, meraviglioso! Sentite? È appunto l'ora del suonnifero. Delizioso. Così che voi e vostro marito potete portare qui il vostro cavallo con piena fiducia. Certamente, signora, domani. Alla sempre lui questo stupido. Arrivederci, signora, e tante grazie. Arrivederci. Oh, prego, prego, via, con andiamo, andiamo. Oh, buongiorno, scusate se vi ho fatto chiamare, prego, prego, accomodatevi. Ma voi capirete l'impazienza con cui io e il corpo accademico aspettiamo di entrare in possesso dell'ascia. Oh, ma se vi ho detto che è tutto a posto. Guardate, non resta altro che attendere tutti i due giorni, tranne ben inteso che il barone. Oh, buongiorno, accomodatevi, prego, signor direttore. Accomodatevi, non è pericoloso. No, è tranquillo, solo si crede il direttore della clinica, non bisogna contraddirlo. Ah. Buongiorno, signor direttore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, dicevate? Dicevamo che, a meno che il barone non torni, sposi la ragazza. Non c'è pericolo. Da nostre informazioni ci risulta che il barone ha un'amante gelosissima che lo tiene sequestrato. L'eredità sarà nostra. Ne godo per loro signori, mi duole per la controparte, in quanto a me non me ne importa un tipo secco. Dunque, avete capito di che si tratta? No. È la terza volta che ve lo spiego. Voi vi dovete fingere me, il barone Dolomè di Dolomè. La la! Ma voi non avete il neo? Sì, ce l'ho. Ma non in faccia. Colomeo? Colomeo? Accidenti. E lei? Luisa, Maria Luisa. Sei svegliata? Ah, presto. Presto. Intanto vestitevi. Il neo ve lo metto dopo. Colomeo, con chi parli? Presto, presto. Dov'è Diana? Ecco, anche il neo è a posto. Tolomeo! Tolomeo! Apri! Ari, apri subito! Tu stai con una donna! Apri, ti dico, perché... Via, beh, nascondetevi di là! Oh, resti fermo e non si muova. Con chi parlate? Io, con nessuno. Declamavo dei versi. Senti, resti fermo e non si muova... Che se no mi rompe le uova. Ah sì? A me non la dai a bere. Ora vedremo. Ah, dammi subito quella lettera, subito. Ti vuoi sposare? Vuoi sposare? Ah, ma tu non lo farai, o ti giuro che ti ammazzo. Ma io non voglio andare. Io amo te, lo sai, Lucita. Questi due giorni non ti muoverai di casa. È inutile che tu cerchi di fuggire. Partirai con me, capito? Ma no, che non mi muovo, resto qui. Ma no,
resto qui. Intanto rimarrai qui mio prigioniero. Novello Mitridate, ti trascinerò in catene per adornare il trionfo di una barbara regina. Ma se non domando di meglio che restare con te. Tu lo sai, ti amo, ti adoro, ti voglio tanto bene. Lulu, Lulu, guardami, sono il tuo bubi. Davvero? Dici davvero? Me lo giuri? Sì, te lo giuro. Sì! Adesso mi vesti e usciamo subito. Baru, fatemelo subito, altrimenti perdo l'eredità. Ma io vi sostituisco volentieri. Non avete capito niente. Siete voi che dovete partire e restare a Villa Bella fino a dopodomani. Io credevo di dover restare con la signora. Ah no? Con la signora? Mi sostituisco da me. Voi intanto andate a Villa Bella fino a dopodomani. Dopodomani verrò io per le nozze. Accettate? Sta bene. No. Eccovi intanto 1000 lire di anticipo. E allora, andate subito a sostituirvi come tre cugine di vetta. La 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 la. Ciao. Ha la passione di cantare, accompagnandosi sull'arpa, ma non sa né cantare né suonare. Allora finge mentre io faccio girare il disco di una celebre cantante. Presto dunque, su. Cielo, ho messo la faccia di Tamagno. Presto, cambia. Sì. Fai presto. Fabrizio, da quanto tempo io aspetto questo telegramma? Da un anno? Precisamente. Come avete fatto a indovinarlo? Ah, ma sapete veramente, Fabrizio, che voi siete dotato di una seconda vista. E sapete di chi è? Del barone Tolomeo, mio nipote, che fra poco sarà qui. Come sarà contenta mia nipote? Aspetta il barone a braccia aperte. Ah, sei qui, Ninetta. Allora, siamo d'accordo? Mi sposerai? È vero, cara? Forse. Oh, forse. Come forse? Ancora pensi all'odioso Tolomeo, dopo un anno che non si fa vivo. Ma lo sai bene che è stato in giro per partecipare ai suoi concorsi ippici. Ah sì, eccoli, eccoli i tuoi concorsi ippici. Guarda, guarda. Hai visto? Voi non conosci che siete qui soltanto da 3 mesi? È nobile, hai tante, bello. Ninetta! Una buona notizia. Ah, non la voglio vedere. Non la voglio più vedere. Ah, ah sì, che ritorni pure alle sue donne. Ah, ah, ah. Avete visto Fabrizio? È felice, pienamente felice. Si fa vivo soltanto ora per l'eredità. Oh, come lo odio! Sì, è fuoco d'amore, è fuoco. Ascoltami, cara, comportati fra le mie braccia. Oh, ma oh. Lasciami stare! Oh. Oddio, muore, muore! Acqua, acqua! Scusate, la signorina è Ninetta. Acqua! Acqua! E fuoco! Acqua! 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 Fuoco! Fuoco! Acqua! Acqua! Fuoco! Fuoco! Acqua! Acqua! Fuoco! Fuoco! E fuoco! Acqua! Acqua! Fuoco! Acqua! 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 Fuoco! Fuoco! Acqua! Acqua! Ugone! Abbirichina! Oh, Tolomeo, caro!
è felice del tuo arrivo. Sì, sono felice. Aspettavo da anni questo momento. Sono felice che tu sia venuto per poterti gridare in faccia una sola parola. Mascalzone! Signorina, avete dato del mascalzone al barone Tolomeo dei Talamei? Sì, precisamente. E sta bene. Voi non avete notato nessuna manifestazione prima della pazzia? Ecco, vi dirò che... Lascia parlare a me, tu non capisci niente. A questo cavallo, in seguito alla morte della sua cavalla, ha dato di volta il cervello. È pericoloso salirvi in groppa. Fa delle pazzie. Vuol vedere come salta? No, no, per carità. Tra i suoi antenati ci sono tare ereditarie? Oh, mi pare. Sta zitto, asino! È il figlio del celebre Anfitrione. Ah. Ma siete proprio sicura che sia suo figlio? Beh, in questa materia non si sa mai. E vuol dire sempre la sua, questi imbecilli. Scusate, non potrei lasciare qui anche mia moglie? Ah, schiaffeggialo! Schiaffeggialo! A me, signora! Calma, calma! Schiaffeggialo! Quest'uomo va prendendosi delle confidenze! Io? Come? Ma no, ma credete! No, è lui! Non tanto, signora! È il nostro granchio libertino! Ma io non posso permetterlo! Lo schiaffeggerò! Ma questo è troppo! Ecco, fermo! Non vi muovete! Salva non vi muovete! Qui. Ecco qui! Oh. Un momento. Siamo rovinati. Ma il maledetto barone Tolomeo è arrivato. Calma, calma. Non disperdiamo. Bisogna agire. Tu vigila e informami di tutto. Poiché tutto è stabilito, facciamo un brindisi alla vostra felicità. Io non bevo. Non lo sposerò mai. Bene, brava, bravissima. Questo è il giorno più felice della mia vita. Allora il matrimonio resta fissato per dopodomani a mezzogiorno. Si è sparsa la voce che il signor barone è arrivato per le nozze e tutto il paese è qui sotto per rendergli omaggio. Omaggio? O Giulio. Minetta! Minetta! Cartello di sfida che abbiamo l'onore di portarvi da parte del signor Duca Falcamo. A me, una sfida, un duello, a me. In seguito allo schiaffo da voi datogli 6 mesi fa. Ma non mi fa. No, prego, lasciatele. Che carine queste bambine, ma guardale. Guarda questa faccioccona. E questa qui, cosa ci avete qui? Prenda. Popone. Che bel popone. Prenda. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie. Che bei poponi. Vogliate dirci, signor barone, dove possiamo incontrarci coi vostri secondi per fissare l'ora, il luogo, le armi? E scegliere la sciabola, la spada o la pistola? Ho scelto. Che cosa? Lui la sciabola, io la pistola. Non è il caso di scherzare. Diteci dove possiamo incontrare i vostri rappresentanti. Signor barone. Un momento. Signori, un momento. Scusatemi. Allora siamo d'accordo, eh? Dopo domani.
barone. Ma insomma, cosa volete? Si tratta di quella cambialetta. Quale cambialetta? Delle 10.000 lire. Ah, già. Non lo spiccio. Tornate dopodomani. A che ora? A qualunque ora, purché sia dopodomani. Grazie. Prego. Arrivederci. Buonasera. Buonasera. Sono andati tutti a letto, perché domani sarà una giornata campale. Come? Campale. Ah, campale. Se permettete vi accompagnerò dalla vostra camera, signor barone. Prego, precedetemi. Perché ora devo parcellare? Come? Dico perché ora desiderate sia pronto il cavallo domani mattina. Il signor barone vorrà fare una bella galoppata. Io? Non ci penso nemmeno. Cosa vi salta in mente? So che il signor barone è un gran cavallerizzo. Allora, a che ora? Per dopodomani. Cioè, per l'altro ieri. Cioè, per l'ora solida, no? Maledetto barone, anche a cavallo va. Ma che dite, siete pazzo? Ho capito, domattina il barone farà una passeggiata. Manderemo il cavallo pazzo. No, sono cavallo, Giove, voglio dire. Già, ma come farà a montare? State tranquillo, gli farò un'iniezione che lo renderà prima pecora e poi leone. Sì. A cavallo. A cavallo, oh mamma, come faccio? Oh, io non ci so andare. Come faccio ad andare a cavallo? Un'idea. Oh, a cavallo, no. Oi. Sì. Ah! Vengono!
Provate a prendermi, signor Barone. Tolomeo, di la verità, caro. Tu non ti senti bene. Fabrizio, chiamate subito 3 o 4 medici. Come si fa? Cosa vi sentite, signor Barone? Il Barone Tolomeo sta male. Bisogna curarlo, ah, eh? Sì, mi raccomando, andate voi con qualche collega e mi raccomando. Ci penso io. È un caso straordinario. Ah, incredibile. Proviamo così. È sempre la stessa cosa. Vai, capisco. Vogliamo alzarlo? Sì, eh? Sì. Tiriamolo su. Su. Attenzione, eh? Deve essere la fobia degli sport proprio. Eppure si dice che fosse un gran cavallerizzo. Ma dopo la cura vedrete, gli tornerà la passione per i cavalli. E domani... Mettiamolo sul letto e tentiamo il sistema della disarticolazione razionale. Sì, così è. Benissimo. Oh, bene. Un momento, è carico di elettricità. Illustri colleghi, osservate. Thank you.
strada. È straordinario, bravo, ma bravo! Ehi tu, prego. Incredibile. Io sul tetto, ma tu sei pazza, cara. Dacci subito, non posso sopportare che quell'odioso di Tolomeo trionfi. Oh, io sul tetto non ci voglio andare e non ci vado. Oh, guarda, non lo senti. Bravo! Ora basta, vieni giù. Va bene, mi ci proverò. Oh, giù! Thank you.
Salvatore. Oh, ma tu sanguini, sei ferito. Bambuglie, squisquiglie. Come? Tu non mi odi più? Ma io non ti ho mai odiato. Solo credevo che tu non mi amassi. Ma ora, dopo quello che hai fatto, sento veramente di volerti bene. Dimentica. Ma allora tu non hai dimenticato il barone Tolomeo dei Talamei? No. E sta bene. Io ubbidisco. Ho rinunciato persino al matrimonio per seguirti dove... Abbazia. Dove vai? Tu non uscirai da questa stanza altro che con me. Novello vitridate, ti trascinerò... Fermati! Così mi piace, oh mia barbara regina. Beh, non ti muovere. Aspettavo da anni questa posa per farti una bella fotografia. Vieni qui, così, ecco, qui, così, brava. Digrigna i denti come li sai digrignare tu. Sfodera gli artigli, o mia tigre, mia pantera, mio puma. Cosa? Puma. Ah. Ma mi posso muovere? A presto! Allora, hai ben capito, ma, eh? Ma come farò a nascondermi nell'armadio? Mia pazienza! Oh, e se qualcuno mi scopre? Ma ci penso io! Beh, allora va bene. Oh, meno male. Aspetta. A te. Grazie. Questa volta ci siamo. Non rimane dunque che sequestrare il barone per 24 ore. Molto bene. Così scadrà il termine per le nozze. Dopo, se vogliono, si sposino pure. Ma l'eredità sarà nostra. Ecco, prendete questo sonnifero e somministratelo stasera al barone. Così il sicario potrà agire liberamente. E così ci sposeremo. Oh. Sapete bene che non vi permetto alcuna confidenza prima della riuscita della nostra impresa. Ma un piccolo anticipo. Non uso dare anticipi. Al massimo potrei rilasciarvi una cambiale. Come? Un bacerò a 3 mesi data. È una cambiale che non vorrei girare ad altri. Via via, se saprete fare, domani saremo padroni dell'acito. E allora... Oh, la nostra tartaruga saltatrice. È carina, eh? E allora non mi rimane che sequestrare il barone. Ecco qua il sicario che rapirà il barone durante il sonno. Il sonnifero l'avete preso? Sì. Sì. Sicario, sicario, venite avanti. Avanti, dico. E non tremate sempre. Sono tanti anni che fate questo mestiere. Su, dunque adesso, andate e agite. Via. Avanti, su, muovete. Via. Andiamo. Un momento. Un momento. Dove andate? Attendi qui.
somministrare il sonnifero. Ti ho insultato e sei rimasto indifferente. Ti ho detto che t'amo e sei rimasto indifferente lo stesso. Tu non credi al mio amore? No, no, ci credo, ci credo. Me lo dici con così poco entusiasmo. Vuoi che te lo giuri? No, per carità. Confessa, tu pensi a un'altra donna. Guarda, in questo momento, pensavo proprio a un uomo. A un uomo? Sì, a un tale, domattina, verrà per le nozze. Ai. Da che sei tornata mi sembri un altro. No, no, te lo giuro, sono sempre lo stesso. Ma no, sei più simpatico. Insomma, adesso sento veramente da matti. L'unica cosa che non mi piace di te è questo tuo neo. Se per questo a un tuo cenno me lo tifo subito. Ma no, sei pazzo. Sai che si può morire strappandosi un neo. Per amor tuo affronto anche la morte. Oh. Ma che pensavi in questo momento? Non te lo posso dire. Dimmelo subito. Non insistere, Ninette, non te lo posso dire. Ma io lo voglio sapere, dimmi che pensavi. Oh, santo cielo. Pensavo. Oh, me, davvero? E che cosa pensavi di me? Pensavo, sta a vedere, adesso mi domanda che cosa penso ed io non so cosa dirle. Ecco, oh, ah. Avevo ragione, il barone Tolomeo è ritornato. Benissimo, domattina di buon'ora sarò qui per la fausta cerimonia. Oh, ricordatevi, signora, che il termine fatale scade a mezzogiorno in punto. Oh, ma per quell'ora il rito nuziale sarà compiuto e l'eredità sarà nostra. Ne godo per loro, signori, mi duole per la controparte, in quanto non me ne importa un fico secco. E l'istrumento notarile è già pronto? L'istrumento notarile? L'istrumento notarile? L'istrumento notarile sarà pronto per domani. Cosa questo è nel petto? Cosa è questo che nel petto mi costringe a costringe mi stringe a canteggiare. C'è il sequestro giudiziario. Nell'armadio c'è il sicario. Guarda, c'è l'ipoteca, l'ipoteca. Oh, che sbaglio, madonna. Oh, che voglia di cantare. Non potranno più sposare. Oh, che smaia filola. Ma se la gente assillara, assillara, assillara. Ma se la gente assillara, assillara, assillara. Sei tu che lo rispondi. Buonanotte. Ah,
quel barone io fossi. Sì, ma vestendo. La vorrei vedere un minuto solo prima di partire, prima di sposarci. Avrai tempo, tanto tempo dopo. Cinque minuti e sono da voi, eh? Cinque minuti, arrivederci. Aspettiamo, aspettiamo.
È andato tutto bene? Altro che bene. Ah, io invece quanto ho faticato per liberarmi da quella donna. A voi, prendete. Grazie, signor barone, in qualunque cosa mi comandi. Grazie. Disgraziato, cosa avete fatto? Il mio cilindro ha 8 riflessi. Desiderano? Come desiderano? Riparazioni con le armi, per la gravissima offesa che ella ci ha. Io oggi che mi devo sposare, mandalo al diavolo. Robe da folle. È il caso di schiaffeggiarlo? Andiamo a consultare il codice cavalleresco. Andiamo. Il suo riflesso ha 8 cilindri. Ma va là. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei dei fiori per la signorina Mimetta a Villa Bella. Quanti? 10.000 lire. Oh, finalmente. A voi. Buongiorno. Che fate qui, signor barone? Che venite subito con me a Villa Bella. Sì, no, perché io volevo... Grazie. Arrivederci. Ah, mamma mia. Rimani tranquillo. Non sono venuta per fare scandali. Ma nel momento preciso in cui ti sposerai, lascerò cadere questa bomba. Una bomba? Ma tu sei pazza. Così salteremo tutti. Taci, sciagurata. Aspetta. Auguri. Auguri. Grazie. Vieni via, ti spiegherò tutto. Non c'è niente da spiegare. Io rimango qui. Sappiti regolare. Cosa vuoi fare con quella bomba? Non scherziamo con le bombe. Eppure stamattina non l'aveva il neo. Ah,
Come vi permettete? A scalzone! Villano! Come posso aver sbagliato? Eppure stamane il neo non l'aveva. Ia! Signor Barone, vi fate gioco di noi, prendete! E questi sono i nostri padri. Cerchi di nasconderti. Ricordati che ce l'ho qui. Che cosa? La bomba. La bomba? È a orologeria. Scoppierà a mezzogiorno in punto. Oh, mamma mia. Mancano pochi minuti. Santo cielo. Non la si potrebbe mettere all'1.65. Meno storie. Se ti sposi io... Ma non sono qui per sposarmi. Io sono qui per... Hai capito? Ah, insisti, eh? No. No, Sarà mica lo sposo? No, non credo. Ma Tolomeo? Ma dov'è Tolomeo? E voi? Cercate il barone, subito. Ci mancava anche questo contrattempo. Voi siete della famiglia? Ma che famiglia? Io ho una fame da lupo. E qui se non arriva lo sposo, non cominciano i rinfreschi. Non si trova? Bene, non si trova! Andiamo fuori! Esplode! Signor Barone! La bomba. Signor Barone! Cosa c'è? La sposa sta aspettando! Ma le pare il momento di giocare a palla? Vieni!
perché non parte? Aspetta, provo io. Signorina Ninetta. Sì, sono io l'impostore. E ora, ora che sapete tutto, io vi amo. Guarda cosa va a capitare, proprio il giorno del matrimonio. Il termine fatale è ormai scaduto. Così che purtroppo a tutto il lascito passa l'istituto Durò. Indubbiamente, considerato che non si è mai trovato il figlio naturale del testatore, che come è noto fu rapito nella culla. Un momento, avete detto rapito nella culla. Io fui rapito nella culla. Sono un trovatello, papà era un trovatello. Tutti i miei antenati sono stati trovatelli. Avete l'altra metà di questa medaglietta? Certamente. Adesso non mi sfuggirai più. Vieni con me, ti trascinerò io prigioniero. Ma allora dovete avere anche un neo. Oh, benedetto quel neo. Ne godo per lor signori, mi duole per la controparte, in quanto a me non me ne importa un tipo. Thank you.